Benissimo ragazzi, non so quando vedrete o inizierete a vedere questa clip, ma stiamo continuando i reclutamenti. Abbiamo visto che alcuni personaggi sono stati o comunque si possono già iniziare a reclutare dopo tutta la sezione di storia che abbiamo fatto a Odeuchiris. Abbiamo reclutato diversi personaggi, sia di trama che anche extra, e ora completeremo tramite appunto richieste fondamentalmente fatte da altri personaggi e completeremo degli altri reclutamenti. Quindi iniziamo da qui. Iniziamo con il raccogliere le uova normali che dovrò consegnare a un personaggio che si trova praticamente nella città iniziale, che non mi ricordo neanche come si chiama, per poterla ottenere e portarla al castello. E poi andremo ad ottenere e farmare le uova di Basilisco per un altro personaggio. Quindi, a tra poco. Ecco, questi nemici nel promontorio della Gola Rossa dovrebbero in teoria droppare le uova normali. Quindi prendiamone 5 e poi procediamo col prossimo step. Ok, abbiamo preso le uova normali. Infatti ora vi faccio notare che abbiamo le uova normali 5, che sono quelle che ci sono state richieste. Ora andiamo alla ricerca delle uova di Basilisco, che a dire del nostro personaggio si trovano esattamente sul sentiero che ci portava praticamente a casa. Quindi andiamo alla ricerca. Ok, abbiamo preso l'uovo di Basilisco, che in realtà ho scoperto essere un oggetto chiave. E praticamente quando succedono che nelle missioni bisogna trovare gli oggetti chiave, gli incontri sono scriptati. Quindi questa è una cosa molto positiva. Per cui adesso non dobbiamo far altro che portare l'uovo normale al personaggio e l'uovo di Basilisco all'altro personaggio. Quindi let's go. Ok, prima destinazione Arenside, che è praticamente la prima cittadina, se vi ricordate, quella dove tutto è cominciato, e parliamo col personaggio. Sì, ti ho portato le uova. Eccole qua. Con queste posso aprire un vero circuito. È sempre stato il mio sogno. Esatto, quindi apre le corse praticamente. E qui abbiamo il reclutamento di Paquia. E a consegnare le uova è Noah, che subito le passa a Paquia. Lei sorride ed ecco la stretta di mano. Punto! E diamo il benvenuto alla nuova compagna. Oddio, ci sei anche tu. L'annunciatore abbiamo. È solo un commentatore di gare. Raccontare tutto in diretta. Se gli consentirei di lavorare, vabbè, certo. Due al prezzo di uno. Perché no? Perfetto. Minchia, due al prezzo di uno. Top! Un super commentatore. Mandy. Ok, ci vediamo nella città. Quello fa la telecronaca. Benissimo. Boh, seconda destinazione, Altiswice, e andiamo a consegnare l'uovo di Basilisco. Eccoci di ritorno ad Altiswice e consegniamo l'uovo di Basilisco. Eccolo qua. Mi hai trovate? Queste dovrebbero bastare. Certo, eccoti il timbro. Tac. Ok, siamo a due. In realtà vorrei solo delle nuove reclute per ora il prossimo incarico. Oddio, hai ottenuto bagagli per. Mi serve qualcuno che consegni questo carico a un negozio di pozioni al villaggio di Arenside. Sì, ci sono già stato. Ah, ok, quindi ritorniamo ad Arenside. Niente. Vabbè, possiamo teletrasportarci direttamente da qua. Fortuna che abbiamo il teleport e quindi possiamo gestire la situazione molto velocemente. E ha detto che deve consegnare questo carico al negozio di pozioni. Quindi dobbiamo andare di qua. No,
Oddio. Ah, ecco, deve essere la consegna di Eltiswise. Perfetto. Ok, bagagli per Ironside. Ok, fatto. Quindi possiamo ritornare ad Eltiswise. Certo, questi reclutamenti con i teleport sono molto più veloci da fare perché giustamente posso andare da una zona all'altra senza perdermi troppo in chiacchiere. Se avessi dovuto raggiungere la zona a piedi sarebbe stato decisamente difficile. E sarebbe stato anche difficilmente, diciamo, fattibile subito e avrei perso più tempo. Dunque, fatto quella consegna? Eccoti un altro timbro. Ok. Guarda, ne hai tre. Ora puoi ricevere il tuo primo regalo speciale. Se te ne dovessero servire altri... Ascolta, Isha, i timbri sono fantastici, ma potresti ascoltare un attimo la mia richiesta? La tua richiesta? Sì, vorrei che ti unissi all'alleanza. L'alleanza, davvero? Sì, stiamo costruendo una città tutta nostra per l'esercito. Sarà un posto tranquillo. E tu hai detto di avere esperienza come sindaca, giusto? Forse potresti darci una mano. Tra la raccolta di informazioni e la promozione di Neve Nuova sono stata alquanto occupata. Ma non mi costa nulla mettere da parte questi impegni per dedicarmi all'alleanza. Quindi ti unirai a noi? Dai, su. Conosco un paio di amici che non ci penserebbero due volte. Ci siamo separati per raccogliere informazioni, ma se la città è così attrattiva, allora forse potremo riunirci prima del previsto. Bene, sarà un onore unirmi a te. Olè, e anche lei è entrata nel gruppo. Sindaca Avida, Isha. Oddio, ma lei vola? Cosa fa? Oddio, lievita. Ora inizierò a creare delle tessere per l'alleanza. Oddio. Cosa? Oh no, non è... Per favore, non farlo. Ne sei proprio sicuro? Guarda che funzionano. Mi immagino tutti con le tessere lì a scambiarsi favori, eccetera. Va bene. Detto ciò, controlliamo se c'è qualcun altro da reclutare. Allora, qui c'era anche un personaggio che chiedeva della gilda. E ora che io finalmente ho craftato e ho costruito la gilda, in teoria dovrei poterlo reclutare. Sì, mi sa di sì, vediamo. Dimmi la verità, è vero che il maestro ha fondato una gilda? Esatto. Come fai a saperlo? Ho tenuto gli occhi aperti. Tempo fa ho lavorato anche per lui, finché ho dovuto abbandonare tutto per proseguire altri studi. Ma il mio sogno è sempre stato quello di lavorare per lui. Dammi un lavoro, farlo per me. Sì, va bene. Sì, i vici hanno il compito di andare in cerca di risorse per la gilda, difendere le città, praticamente fanno qualsiasi cosa su richiesta. Benvenuto. Bene, allora è deciso. Sarò a tuo servizio, se io potrei essere d'aiuto. Perfetto. Esattamente, perché una volta che noi avremo sbloccato la gilda, praticamente potremo fare delle missioni in background. Cioè, se io ora apro la mappa, vedete? In basso a destra c'è praticamente un gruppo che ho mandato in esplorazione. E ogni esplorazione, o comunque ogni lavoro, ha una durata di tempo prevista e vi daranno anche degli oggetti. Quindi top, veramente top. E tu chi sei? Notevole, se pensavo di stupirmi con questo regalo di benvenuta, questa struttura va più che bene. Ma scusami, ma tu chi sei? Accetto la tua offerta, eh? Sono Milana, la negromante, la signora dei morti, presto dominatrice anche del loro re. Cosa? Sì, ho capito questo. Non ti ho chiesto di ripetermi, ma ciò che volevo sapere è che cosa ci fai qui. Ma tu sei il comandante dell'esercito? Il tuo aspetto violento dice tutto. I miei schiavi sarebbero anche disposti a morire per te. Wow. Ultimamente abbiamo visto dei fantasmi, era opera tua? Se proprio insisti, forse devo farti diventare un mio servo. Hai evitato la mia domanda. Ho detto che se proprio insisti, forse... Altra volta. Va bene, ho capito. Uniamo le nostre forze. Risparmiami le tue dozie. Non ho chiesto una tua opinione. Ora sei il mio servo. Semplice. Cosa? Combatti per la tua padrona. Ma da dove è spuntata lei? Wow, fighissima! Padrona dei re di vivi. Va bene, ok. Così, reclutata a caso mentre
volevo andarmi a comprare in realtà le rune. Io volevo andarmi a comprare le rune per il ritorno, per esplorare le zone. Va bene, grazie. Ok, allora, si sono aperte le metà strade della foresta chiaroscura e di quella dell'abbondanza e come potete notare qui abbiamo un altro reclutamento. Quindi vediamo che vuole questo. Ehi là, amico, il mio compare Enoe mi ha mandato una lettera. Ah, ecco, nella tua città. Sì. Quindi tu sei un altro della gilda. Ah, ok. Quindi lui si unisce automaticamente. Perfetto, easy. Sì, ti do il benvenuto. Perfetto. Ottimo. Quindi una volta costruita la gilda, si recluta anche lui. Ottimo. Andiamo avanti. E ovviamente poteva mancare la gara di cucina? No, non poteva mancare, quindi chiudiamo con la gara di cucina. Chiedo scusa, sto cercando lo chef che ha sconfitto il gastronomo della terra. Beh, l'hai trovato. Sei un altro degli assassini del sindacato del Drago Oscuro? Esatto, sono Pescio, maestro dei frutti di mare. Uso solo il pesce più fresco, servito all'apice del suo sapore. Nessuna cucina è superiore alla mia. Sai, in cucina non basta solo la velocità con cui porti gli ingredienti a tavola. Assurdo. Osi discutere con un pescatore su quanto la freschezza faccia la differenza? Bene, allora dovremmo sistemare le questioni in cucina. Non vedevo l'ora che lo dicessi. Quando due chef respirano la stessa aria, la battaglia è inevitabile. Cerchi il vicepresidente Trey o sbaglio? Se non riesci a battere me, non riuscirai mai a raggiungere lui. Sembra che questa sia una sfida di cucina che non puoi permetterti di perdere. Buona fortuna, Kurtz. Non mi serve, finché ascolterò i miei ingredienti, il mio potenziale culinario è infinito. Solo chi rispetta il pesce ne è ricompensato. Senza sogliolo, la tua cucina sarà un fallimento. Ti inginocchierai davanti a me. Questo lo dici tu. Preparati a gustarti una cucina da leccarsi i baffi. Let's go. Speriamo di fare bene. Signore e signori, attesa è terminata, è arrivato il momento. Ok. La nostra ospite sta forse passando dai vestiti alla cucina. Ama le caramelle molto dolci. Ok, le caramelle era il suo dolce preferito. Nessuno può resistere al suo fascino dolce, ma i suoi piatti preferiti sono quelli piccanti. Marta. Dato gli occhi e frecce non mancherà mai il bersaglio. Ha fame di stufato di coniglio. Io ce l'ho lo stufato di coniglio. Ed ecco il servo fedele della contessa Perrielle. Riuscirete a conquistarlo con i frutti di mare marinati? Ce li abbiamo i frutti di mare marinati, mi sa. E adesso conosciamo lo chef del giorno. Quindi abbiamo praticamente tre piatti fatti. Il nostro applauso per Kurtz. Ok. Ok, tre portate. Ecco, frutti di mare marinati, ce li abbiamo. Poi, primo piatto, abbiamo lo stufato di coniglio. E terzo, il lecca lecca. Boh. Ok, andiamo. In teoria con questi tre piatti dovrei riuscire ad avere un 15 come punteggio base, perché prenderei un 5 per lo stufato di coniglio, 5 per le caramelle e 5 per l'antipasto, i frutti di mare in agrodolce. Marta sarà l'unica che potrebbe darmi filo da torcere col fatto che non gli piaccia niente, quindi mi dà tipo 0 su tutto. Quella sì, potrebbe essere fastidiosa come cosa. Vabbè, qui abbiamo finito e possiamo semplicemente attendere. Ecco, stiamo lì fermi come un ceppo. Ok, ci siamo. Allora, per iniziare, pesce mari. Oddio, pesce mari. Aia, lui potrebbe piacere al vecchiettino, eh? Infatti. Però agli altri ha fatto schifo. A questo piatto manca qualcosa. 0113. Ok. Non sembrano molto colpiti. Ok, frutti di mare marinati. Ecco. Li hanno apprezzati gli altri. Oh cielo, i miei piatti preferiti. Esattamente. 2, 3, 3, 5. Ok. Ottimo, anzi, direi.
Capesante. Capesante potrebbe essere un problema. Oddio, invece no. Temo che non ti sia venuto bene, cara. Cara, ma è un uomo. Ok. Stufato di coniglio, che è il piatto preferito, quindi un 5 è assicurato. Agli altri non è piaciuto, ma mi sta bene lo stesso. Il mio piatto preferito. 1-1-5-1. Va benissimo. Frutti di mare marinati. Aia. Minchia, come dessert li ha messi i frutti di mare marinati? Eh. 2-3-3-5. Ok, stesso punteggio, quindi mi ha pareggiato. Lecca lecca, che in teoria dovrebbe essere il piatto preferito. Esatto, però agli altri non è piaciuto. Il mio piatto preferito. 5. Ah, lo 0 è pesante però. Però credo di aver vinto grazie all'antipasto. Sì, ok, top. Top, top. Top. Incredibile, la mia soglia è sempre stata così sfaldata. Ehi, nessuno dice che il tuo cibo era cattivo. È solo che il mio era migliore. Ora capisco perché il vicepresidente 3 è così affascinato. Cosa? Il vicepresidente è interessato al tuo talento. Un corteo di nuovi assassini sarà presto alla tua porta. Che vengano. Li respingerò tutti se necessario per arrivare a Trey. Ben detto. Ora mi congedo umilmente. Ricetta dell'Aipok. O Poké, in questo caso. Potrebbe essere anche dell'Aipoké. Bene. Abbiamo fatto un bel po' di reclutamenti. Lo sapevo che sarebbe successo. Lo sapevo che sarebbe successo. Girovagando per il castello si incontrano personaggi da reclutare. Quindi fate sempre attenzione e fatevelo un giro una volta ogni tanto. Perché può succedere questo. Ma che... Dannata la truncola. Pensi di riuscire a catturare la potente Fei? Non hai alcuna possibilità, neanche mezza. Ci vediamo perdenti. Scherzo, sarò troppo lontano perché possiate vedermi. È scappato ancora una volta. Che caspita sta succedendo? È una ladra, si infiltra nei nostri depositi, si abbuffa ribaltando ogni cassa e poi se la dà a gambe. Una scheggia, non riusciamo a starle dietro. Non possiamo catturarla in qualche altro modo? La pista non porta a nulla. Si nasconde in città, ma non riusciamo a capire dove. Se fossi nella mia città, chiederei a Baba. Oddio, Baba, quella che... Provengo da Dafan, sì. Quindi è una veggente, sì. È quella che mi dà gli aiuti sui personaggi. Oh, quindi adesso posso andare a reclutare lei? Questo era il trigger per reclutare anche Baba? Andiamo. Allora, siamo a Dafan e lei ancora non mi dice nulla. Però, ecco qui, qui c'è Baba. Oh oh. Nuova dell'alleanza. Sai chi sono? Sono molte cose. Sei una specie di indovina? In senso stretto, no, piuttosto il contrario. Non vedo ciò che sarà, ma ciò che è stato. Rimangono sempre delle tracce per chi sa guardare. Prevedi il passato? Il passato apre la strada al presente, da lì continua verso il futuro. Coloro che riescono a seguire le sue svolte, le sue curve, possono anche intravedere la destinazione finale. Sotto quel punto di vista è come prevedere il futuro. Una medium, quindi parla coi morti. Proseguiamo. Tu vuoi guidare l'alleanza? Sì. Esatto. Con i vedi posso aiutarti a riempirla. Ottimo. Esatto, quindi alleati. Ti ho già risposto. Oh. Finalmente. Finalmente. Veggente onnisciente. Baba. So dove si trova la tua città. Partirò immediatamente. E adesso devo costruire... Ok, e adesso dobbiamo costruire praticamente la sua postazione. Perché lei ha la sua postazione. E una volta costruita la sua postazione, probabilmente potrò reclutare anche quella bambina, Fei. Allora, qui intanto vi faccio vedere anche la gilda. Esatto, che c'è un rapporto di spedizione completo. Quindi rapporto, successo. Ok, abbiamo ottenuto osso, bestia selvatica, aceto e pelle.
Ma fino a un massimo di 50 rapporti. Ma scusa, non. Sviluppa una gilda per sbloccare missione. Ah, questa è. Ah, ma quindi la spedizione è in continua. Qua però, minchia, legname mistico addirittura. Allora, missione annullata. Ci servirà molto più legname per il quartier generale, quindi vi chiedo, potreste trovare del legname in quella foresta? Ok, quindi devo praticamente fare un gruppo per la raccolta selvatica in questo caso. Quindi vediamo chi abbiamo per raccolta selvatica. Uno. S addirittura, quindi. Anche lei S. Vediamo se c'è qualcun altro che è S. Bene. Tra l'altro lui è fortissimo in tutto praticamente. E anche lui. La valutazione complessiva. Ah, va bene. Spedizione. Così prendiamo il legname mistico, che è quello che effettivamente mi serve quasi più di tutti. Ok. Anche perché l'osso di bestia ormai l'ho utilizzato dove lo dovevo utilizzare. Quindi progetto. Lei si trova qua. Quindi let's go. Trova un alleato per la gestione della struttura. Eccolo qua. Salone della divinazione. Che si trova. Ah, mi sa che si trova accanto alle medaglie. Alle medaglie d'onore, mi sa che si trova. Quindi si trova nella zona in basso. Qui, praticamente qui a destra, se non sbaglio. Ok. Non credo che mi serva altro. Per il momento, perché qui ho tutto. Sì, devo soltanto trovare lo smalto eccezionale perché devo far salire la mia struttura al 3. Quindi per il momento siamo qui. Andiamo a vedere se possiamo. Ecco qua. Baba, sei qui? È lei la veggente di cui parlavi? Sì, ora troveremo di certo quella furbetta. Dunque, stiamo cercando una ladra, sì, se me lo permetti. Sono curioso. Oddio. Vedo, dobbiamo cercare un uomo spavaldo, coraggioso, vestito di rosa. Yusuke? È Yusuke. È palesemente Yusuke. Ecco, si tratta di ciò che Baba può leggere nella tua fortuna. Visualizza posizione, scopri dove trovare potenziali nuovi alleati, indaga sul passato, scopri il passato e le relazioni degli alleati. Ah, vedi, qua posso indagare sul passato dei miei. Che praticamente sarebbe lo scopri segreto che c'era con Richmond, se vi ricordate, no? Che lui praticamente investigava e vi portava. E invece vedi posizione, ecco, questi già ce li ho trovati tutti e so già dove sono. E invece guardate quanti ce ne sono. Guardate quanti ce ne sono addirittura qui. Ok, cercherò. Ah, ma me lo fa subito? Oddio, con Richmond bisognava aspettare una volta. La persona dall'occhio attento che cerchi vende le sue merci nella città del deserto. Ok, quindi ci dobbiamo andare ancora. Vedo che desidera un raro orologio da taschino. Io ce l'ho un orologio da taschino, l'orologio con perle. Oddio, se fosse orologio da taschino con perle. Meno male che non l'ho venduto. Potrebbe essere questo. E se non fosse questo, poi vedremo più avanti. Ok, faccio un po' di divinazione e torniamo qua. Allora, ho fatto divinazione di tutti i personaggi che c'erano e ho scoperto un sacco di roba figa. Intanto vediamo se lei voleva Yusuke nel party. Oddio, e tu chi sei? Ah, forse l'aveva predetto questa Baba. Dice arriverà nella tua città ma solo quando sarà più grande. Dice sta viaggiando. Eccolo è lui. Acqua. E cibo. Dice sarà lui a venire da te, però solo quando il tuo castello. Toda, che figo.
Che ci facevi mezzo morto? Ero in viaggio e mi sono perso tra le rovine. Ho vagato e sono arrivato qui. Scusami. Che ci fai? La maledizione che si è impossessata del mio corpo. La lente è l'unica che esiste dentro di me. Wow. Che succede? Lente l'unica. Sei ferito, no? Sta parlando di una maledizione. E questo è il destino che mi spetta? Madonna, girovagare sul castello è incredibile. Leon la sude. Sono uno stregone spadaccino. Bellissimo. E grazie ancora. Ok, quindi si unisce a noi. Per volere della lente runica. Eccolo, Leon. Ok, lui era uno di quelli che ho predetto. Che c'era scritto, lui verrà da te. Ok. C'è altro pane. Lui sarà figo da provare. Ecco. Dovevo andare dove si trova Yusuke nel castello, non averlo nel party. Te lo sto dicendo, ragazzina. Se vuoi fare grandi cose devi potenziare quei muscoli. E infatti lui si trova sul tetto. Non vuoi diventare strepitosa come me? Io sono già strepitosa. La potente Fei. La più grande, la più agile, la più furtiva ladra del mondo. Sai che c'è? Forse è così. Occupiamoci di questa città. Sì, spacchiamo tutto. Oddio. Ah, ratti e furfanti. Siete riusciti a trovare il mio rifugio? Beh, comunque non mi prenderete. Addio. È scappato di nuovo. Ma come, Yusuke? Sì, ruba sempre del cibo all'alleanza. Sul serio? Mi ha ricordato la mia vecchia vita, ma rubare è sbagliato. Se la rivedo non me la farò scappare, ok? Ti ringrazio. Dovremmo chiedere di nuovo a Baba. Eh sì, quindi dobbiamo ritornare praticamente da Baba. Baba, aggiornaci. Baba, ok. Ci puoi aiutare con un'altra visione? Ora che Nova si è unito a noi. Dobbiamo cercare una persona sboccata e ripugnante, macelata dall'abito elegante color avorio. Ho capito chi è. È Francesca. È Francesca. Che si trova praticamente dove ci sono i soldati feriti. Che è da questa parte, se non sbaglio. Sì, è Francesca questa. Sboccata, però... Eccola. Certo, ecco perché le ho preparato questo collarino di fiori. Sei davvero un tesoro. Ecco quella furbetta. Ti abbiamo in pugno, ora la pagherai cara. Eh? Chi hai chiamato furbetta? Lurido ratto. Ha mosso d'uscita super segreta. Ecco qua. Scappata di nuovo. Non posso crederci. Sì. Oh, Fei. Ah, eccovi, soldati. Sì? Devi avere dei motivi per agire così. Siete gentili e clementi. Oh, non farmi... Quindi dobbiamo ritornare da Baba. Ok, ritorniamo da Baba. D'altro, questi reclutamenti così richiedono anche tanto tempo. Cioè... È molto particolare questa cosa. Sono proprio dei reclutamenti fatti ad hoc. E niente, è scappato di nuovo. Ha chiesto la protezione di Francesca. Tutto questo presto finirà. E dove si trova? Dobbiamo cercare una coppia di amici. Uno minuto, uno grande e grosso. Ok, e Yume. So perfettamente di chi si tratta. Ha bisogno di qualcuno che l'ascolti. Puoi farlo tu? Ah, certo, sì. Sì, è Yume. Che si trova al piano, al secondo piano. Questo so benissimo chi si tratta. Quindi saliamo. E dovrebbe essere qua. Eccola qui. Oh,
come hai fatto a trovarmi ogni volta? L'abbiamo preso. Sei in punizione. Come? Non ha alcun senso. Come hai fatto a trovarmi? Ah, invece... Poverina. Volete dirmi come siete riusciti? Non essere così duro con lei. Non preoccuparti, Yume, me ne occupo io. Capo, la lasci libera? Esatto, dobbiamo fare un'ammenda. Ovvero unirsi a noi. Semplicemente, ti piace stare qui. Qui sono tutti così gentili. Quindi se non avessi reclutato loro tre, lei non l'avrei potuta reclutare, mi sa. Va bene, Fei, fai pure, però non devi continuare a rubare. Oh no, non è stata tradotta sta frase. We might even skip the time out. Che ne dici? Ti dico... Sì, beccati questo, ce l'ho fatta, il crimine perfetto. Stavi piangendo per finta. La leadership è quanto discutibile. Ok, si unisce all'alleanza. E anche lei è reclutata. Bene, tutto mio. Che tra l'altro loro si sbloccano anche nelle carte, perché io ho delle carte dove non ci sono delle immagini, perché sono appunto spoiler per i personaggi. Io ora invece le posso vedere, mi sa. Giusto, Nova? Ok. Allora, c'è un altro reclutamento che dobbiamo fare. Anzi, ce ne sono altri due, in realtà, che dobbiamo fare. Ad Eltiswise, dove ho scoperto che praticamente la tizia bionda che si trova... la tizia bionda che si trova alla locanda non vuole la città più grande. Perché vedi, questa è la fontana, dove dice c'è la città con la fontana. Non vuole la città più grande, ma cercava la gilda. E adesso che io ho fondato la gilda, posso reclutarla. E inoltre c'è anche il fabbro qui. Dice, devi cercare nella città con la fontana. Ma io il fabbro però non l'ho notato, non l'ho trovato. Ma non c'era il fabbro, a meno che... Eccolo, è arrivato adesso. Eccolo. Scusa... Esci dalla mia officina. Minchia. Chiedo scusa. Scusami, mi sono alzato la voce. Ma devi stare lontano dalla forgia. Basta un passo falso e bam. Addio alle dita. Comunque, che caspita vuoi? Un'arma personalizzata o qualcosa del genere? Vorrei che ti unisse l'alleanza come mastro fabbro. Al tuo esercito? Dai, unisciti subito. Ecco. Se stai facendo sul serio, allora portami tutto ciò di cui ho bisogno per i miei lavori. Minerale di ferro. Ah. Solo questo? Ma non li ho già? Ah, pensavo di averli già 10 minerali di ferro. Va bene, non sono un problema i minerali di ferro. Si fanno easy. Ma pensavo peggio. Ok, abbiamo preso il minerale di ferro. Che per chi magari non sapesse dove trovarlo, vi consiglio di andare alla miniera abbandonata... alla gola rossa, dove praticamente lì ci sono diversi giacimenti in cui potrete trovare il ferro. Quindi consegniamolo e reclutiamo anche il fabbro. Che cosa chiede? Eccolo qua. Esatto. Conta su di me. Oh, e abbiamo anche il fabbro adesso. Mi chiamo Douglas. Fabbro laborioso. Ottimo. Ho notato che tanti alleati che posso reclutare si trovano nel deserto, ma ovviamente nell'area desertica ancora non ci sono andato, quindi faccio un piccolo giro per vedere se ne posso prendere qualcun altro. Vedete questa specie di borsa? In realtà è un personaggio. Minchia, avevo il sospetto. Cosa cavolo? Wow, come hai fatto a trovarmi? Sei stato bravissimo, devo ammetterlo. Non tirarmi fuori da questo zaino. È che sto comodissimo. Sono scappato ed ora eccomi qui.
Se è un posto sicuro, sì. Ho fatto un affare. Ok. E tra l'altro vedi, sta là dentro ma non si capisce, la borsa importante. Ok, mi dirigerò verso la città. Ok, vedi, e questo è un reclutamento. Avevo notato in realtà, ecco come si sposta Nell. Io l'avevo notata in realtà questa borsa, solo che non ho mai voluto approfondire più di tanto. Oddio, una ricetta? Oh, sott'aceti, miele e limone. Nel frattempo sto recuperando io ricette così a random. Ok, ho trovato Ryufan. E quindi forse ora possiamo reclutarla. Su una nuova recluta potenziale. Esatto. Certamente. Conoscevo una signora e un artista marziale di grande talento. A Dafan, non lontano da Ishan. Senti, ora posso presentartela? Sì. Certo. Io infatti ti ho messo già nel party. Se non sbaglio. Sì, Ryufan nel party. Ok, quindi devo andare semplicemente qui a Dafan. Easy. E tra l'altro lì c'è anche un'altra sfida di cucina, quindi dovremo fare anche la sfida di cucina. Ok, vediamo. Ecco qua. È lì che vive questa persona? Proprio così. Ok. Quindi top. Ma scusa, ha detto che vive qua? Ma questo è il negozio di rune. Ah, vabbè, qua inteso come città. Ecco! Ah, sei tu che però usi... oddio. Ah, vuoi vedere che è lei che si era travestita da giovane? Si chiama... Oh, caro. Ah, vedi? Ci conosciamo per caso? Che sciocchezze. È lei. Solo che è diventata tipo giovane, non si sa come. Esatto. Ora ricordo. Dobbiamo tornare da lei. Ok. Vedi, allora... Ah, ecco chi era questa. Io non capivo che personaggio era. Sento un po' qua. Assomigli proprio alla Lam di un tempo. Non so che gioco stai giocando, dolcezza, ma la tua voce non ti si dice proprio una ragazza così giovane. Lol. Mantenere quella forma diventa noioso dopo un po'. Si è rimpicciolita. Peccato. Questa è bella. Più volte gamba all'aria. Vabbè, qui si scambiano da di loro. Di quell'altra questione? Sì. Vai, unisciti a noi. Tu devi essere leader, esatto. Sì. Ok. Ottimo. Anche lei reclutata. È vero, effettivamente il fiocco e la tunica è la stessa, solo che sembrava... Va bene. Ok, e abbiamo reclutato anche lei. Top. Andiamo a fare la sfida di cucina. Ok, ci siamo. Prossimo cuoco. Posso essere servito? Carne si chiama questo. Un cliente? Se cerca il menù è... Oh, non sono qui per quello. Sono carne. Assassino del sindacato. Va bene. Prossimo avversario. Ti piace la carne? Io la amo. Sì, sì, ma certo. Come si potrebbe mai odiare? Ecco, la carne. Ok. Comanderà tutti al settimo cielo. Ti sfido a duello culinario. La mia carne contro la tua. Ok, ci sto. Questo lo dici tu. Beh, iniziamo.
speriamo di avere le ricette. Ho preso qualche altra ricetta nel frattempo, quindi speriamo di... Il vento sussurra a questo ragazzo? Comunque adora i panini tostati roventi. Non ho nulla del genere. Se vi serve del cibo basta chiedere a lui. Piacciono le verdure. È possibile raggiungere il cuore di questo giovane con il cibo? Valentine. Oh no. Zab il monaco, a lui non piace nulla. Allora, è un problema. Perché non ho piatti preferiti. Quindi devo andare col menù, diciamo, normale. Quindi direi omelette, che va sempre bene. Poi c'è chi piace le verdure. Un piatto irresistibile per chi adora il latte. Ah, ecco, vedi? Da mangiare ancora caldi con il burro. I dolci sono più buoni quando siamo stanchi. Ah, ecco, ci sono i suggerimenti. Il limone aromatico e il miele creano dipendenza. Il famoso pranzo a sacco per le spedizioni segrete. Il segreto della selvaggina. Nulla è meglio di una fetta bella di salmone. Sono veramente squisite quando si sciolgono in bocca. Il trucco è scottare i frutti di mare prima di marinarli. Dissetante e dolce. Perfetta per le giornate calde. Perfetta come antipasto ma anche colazione o pranzo. La quiche di spinaci effettivamente. Per le verdure potrebbe essere interessante. Colazione dal tratto orientale. Dolcezza della frutta, la panna e la croccantezza dei cereali. Questa però non ha fatto tanto successo. Crostacei croccanti. Torta alla panna, la proviamo? Ok, proviamo la torta alla panna. Non so se effettivamente andrà bene. L'omelette solitamente va bene come piatto. Quindi la utilizzo quasi sempre. Il problema è primo piatto è dolce, dessert. Che delle volte proprio cannano incredibilmente. E gli chef diventeranno sempre più forti ovviamente, quindi... Bisognerà vedere cosa si riuscirà a combinare. Però vediamo, ormai ci siamo. Tra l'altro i reclutamenti qui sono molto più veloci e molto più facili anche da un certo punto di vista. Allora, stufato di coniglio come antipasto. Un po' pesantino, eh? E infatti non è piaciuto a nessuno. Ottimo. Disgustoso. Minchia. Ok, tutto uno. Ok, noi andiamo di omelette, che solitamente piace, quindi speriamo bene. Esatto, l'omelette è un colpo sicuro praticamente. 3, 5, 4, vabbè, ottimo. Ottimo. Bistecca, questa. Oddio, non è piaciuto a nessuno? Addirittura. Ok. Quiche di spinaci. Vediamo la quiche di spinaci. Oh. Va bene. Va benissimo. Questo penso che sia uno dei migliori risultati che abbia mai avuto nella gara di cucina. Kebab lunare. Senti, kuke. Ed è dolce? Oddio, tutti falliti i piatti suoi. Che culo. Ok, benissimo. Vediamo adesso il dessert, la torta alla panna. Speriamo che... No, non è piaciuta.
disgustoso. Ok, però dai, non male. Ok, non male. Vabbè, abbiamo vinto palesemente qua. Io sono tranquillissimo, stravinto. Cioè, 11 punti ha fatto lui. Proprio stravinto qui. I clienti hanno detto no alla tua bellissima carne. Mi dispiace. Incauto ma coraggioso. Ok. Ricetta della bistecca. Buono. Bistecca potrebbe essere ottima come pietanza. Va bene. Direi che con la sfida di cucina possiamo chiudere anche questa parte di reclutamento. Che dire? Alla prossima.